primo tra Michele Blasi, il secondo Giuseppe Laurito, il terzo Massimo Laturano, Francesco Parenti, Davide Lapiano. Davide Lapiano sono due? Due. Scuola Cantoro. Salvatore Campini. Alias Salcam. Enrico Coiro. Che sarebbe il logo vincente. Logo vincente. E Iris Romanini. Questa è un'occasione, come già ho avuto modo di dire anche stamattina, particolare. Un'occasione che ci deve portare a riflettere questo risultato che è stato raggiunto 40 anni fa. E come dicevamo già stamattina, uno dei protagonisti fondamentali è stato il popolo di Baleggio. Però chi è che ha saputo interpretare il sentimento, insomma, la voglia, la determinazione in quel periodo è stato sicuramente il dottor Giumetti.
un momento che ritengo felice per il nostro paese, perché è coinciso, se ci riflettete, con il periodo degli anni 60. C'è stato il 68, si è arrivato fino al 70, nei primi anni del 70, periodo in cui c'era la voglia di non soltanto di conquistare, ma la voglia di conoscere, la voglia di sapere, la voglia di mettersi insieme. Io ricordo all'epoca ero studente universitario nel 72, bene, nelle manifestazioni studentesche c'era un clima di questo tipo, si diceva se non ce la facciamo adesso non ce la faremo mai più. E credo che questo clima che c'era un po' in generale tra i giovani, tra gli studenti, è stato interpretato in maniera puntuale, coerente appunto da persone che si erano accentrate con queste ambizioni già negli anni recenti, personale che ha messo in evidenza certi valori. E quindi dobbiamo essere legati a questo documento, dobbiamo essere legati a chi in quel periodo ha interpretato questi valori, lo diceva stamattina Enzo Tabeo, le famiglie Ciano, la famiglia della Rosa, stamattina mi è sentito qualche altro nome, tra cui anche c'è la famiglia Rossi, la famiglia Battisti, insomma, è tagliato, mi scuso se dimentico qualcuno, però ringraziare un po' tutti quelli che ci hanno dato la mano, sia per l'organizzazione di questa mattina, l'organizzazione di questa mostra, e ringraziare tutti coloro che ci collaboreranno per fare in modo che questi 6 mesi sia un periodo di più che altro di riflessione, di conoscenza, di costruzione di qualcosa che serve a tutti noi, e spero, lo spero tanto, che serva anche a ridurre un po' quella divisione, quell'atteggiamento che io evidenziare anche in altri interventi, quell'atteggiamento un po' poco propense a far crescere la nostra comunità. Cioè dobbiamo sforzarci di essere un po' più collaborativi, più cooperativi, più uniti. La storia, un motore di cui gli uomini sono la benzina, e al centro di queste rievocazioni per il 40° anniversario dell'autonomia di Palermo. Storia che nota molti, se non è stati i protagonisti, che è il ricordo di tantissimi altri, perché spettatori partecipi dei fatti, che è fonte di curiosità per le nuove generazioni che non hanno vissuto quei momenti. La storia ci ha portato a poter iniziare una ricerca di documenti, di immagini, di voci, di volti che lungo molte generazioni hanno avuto un unico obiettivo, l'autonomia di Paterno. Conseguentemente il suo impegno per l'autonomia e per Paterno. Ancora la famiglia Fittipaldi, la persona del dottor Edoardo, che nonostante viva ormai da tantissimi anni fuori Paterno, si sente ancora paternese al 100%. La famiglia del dottor Bidetti, che ha messo a disposizione le immagini relative alla di Paterno. Percorrendo la mostra potrete vedere come l'autonomia è stata per oltre 50 anni il pallino della frazione di Paterno. Tutti si sono sentiti chiamati in causa, tutti si sono adoperati secondo i loro mezzi, tutti hanno voluto cambiare quel toponimo che tanto era inviso a tutti, e hanno gioito quando finalmente il 4 maggio di
partirei innanzitutto dal titolo della mostra, Autonomia, testimonianze. Allora, la parola autonomia è una parola dai molteplici significati. Noi siamo abituati e nella situazione contingente, diciamo, abbiamo immediato riferimento all'autonomia amministrativa, quindi autonomia come processo in qualche modo sociale e politico. Autonomia però significa anche autonomia di pensiero, indipendenza in qualche modo, ed è proprio quello che si cercherà di mettere in evidenza, si è cercato di mettere in evidenza con questa esposizione. Un'autonomia che parte in qualche modo da lontano, negli anni 20. Noi abbiamo un riferimento nel corso di questi documenti, abbiamo un riferimento appunto ad un processo, ad una proposta, una sorta di lettera in qualche modo inviata già a partire dagli anni 20, tuttavia il documento originale non è stato ritrovato, insomma non è stato possibile appunto metterlo in mostra proprio perché non c'era. Al contrario invece abbiamo una prima testimonianza del 1932, quindi abbiamo già quasi un secolo di storia, noi festeggiamo oggi 40 anni, ma in realtà l'ideale è sorto già quasi un secolo fa. Noi in questo momento allora cercherò di dare delle brevissime istruzioni per l'uso di questa mostra. Innanzitutto troverete delle brochure, diciamo, che illustrano per sommi capi quello che quando ci portava i suoi reperti, cioè la vicina della sala, la foto che lì sulla sua fantasiosa scrivania. Perché sto dicendo questo? Perché testimoniava allora, quando la scuola era un po' più lontana da tutte le vicende che la coinvolgono, e aveva forse anche un ruolo diverso, migliore o peggiore di questo, non so, non è una serie. Allora, dottore Cunetti portava questi vesti che i ragazzi guardavano con infinita curiosità. E gli diceva, guardate, questi servivano, erano pensi, non potevano essere dei volti, ma con un linguaggio capace di approcciare inclusive i ragazzi quasi con una fiaba, stare a dire, Paterno ha radici lontane, Paterno e nasce in civiltà, era quella la cosa che amava ripetere, Paterno ha bisogno di continuare ad essere quell'identità che è riconoscibile. Curioso, ha imparato a vivere il mondo
nel suo mondo culturale, ma non avrebbe mai potuto morire se non qua. Aveva per Paterno un rapporto così viscerale, così profondo, con la gente, con le pietre, con le immagini, con i colori, con gli odori. Io da bambina mi ricordo che nella macchina, scendendo da Viggiano, e lui lo faceva tutti i giorni, aveva sì i genitori, ma anche tanti altri rapporti qui, cominciava a sentire l'odore delle stalle, delle mucche, del fieno, e diceva: questo è l'odore di casa mia. È un ricordo che mi è rimasto nel cuore da sempre, non lo sento in nessun altro posto che qui. Non so, non vi posso dire particolari della sua grande versatilità, perché era veramente... Sapeva di tutto, ma penso che la sua curiosità lo abbia portato a capire che l'animo degli altri, l'animo dei paternesi, del suo popolo, che per lui era la sua famiglia. Io non penso di dover aggiungere altro, perché l'avrei voluto dire solamente ai bambini quando erano stamattina qui, ma lo dico a voi e per favore glielo riferite. Vivetelo in modo importante, ma non dimenticate di essere di Paterno. La dottoressa Guente ci ha fatto un altro grandissimo regalo che sarà noto a tutti domani sera. È veramente un regalo grandissimo, lo scoprirete domani sera. Grazie ancora. Adesso passiamo alle premiazioni per coloro che hanno partecipato al concorso per il logo del 40°. Il sindaco premierà con delle pergamene coloro che hanno partecipato al concorso e ovviamente il vincitore. Li chiamo così in ordine sparso, così come capita la pergamena. Dovrebbe essere Massimo Dall'Orate. Per Massimo Dall'Orate chi ritira la pergamena, la coniata. Laurita, Giuseppe Laurita. Salvatore Campiglia. Iris è figlia di Ivo Roberto. Franco Parente. Arriva Salvatore Pisano. Possiamo far vedere questo qua, il logo conviene farlo vedere. Il logo è quello, il logo vincitore ovviamente è quello che trovate qui di fronte al tavolo. Enrico, vuoi dire la motivazione, vuoi illustrare il tuo logo?
Allora, ce l'hai qui davanti, quindi... Beh, in pratica è solo una... ammendamento, sì, scusate, del gonfalone di Paterno, in cui ci sono, diciamo, tutte le principali caratteristiche del paese, tra cui il fiume, i monti e poi la quercia che è presente tra le colonne praticamente e fronte alle radici nell'autonomia, e in questo caso ci ho fatto crescere praticamente il numero 40 per festeggiare, diciamo, i 40 anni. Bravo. Devo dire, voi avete detto tante cose che io osservo con particolare attenzione e colgo uno stato d'animo, di emozione e di entusiasmo che francamente ammiro, perché si è creato questo entusiasmo, questa consapevolezza di quelli che il sindaco stamattina chiamava voglia di autogovernarsi, voglia di essere autonomo. Io, insieme a Ettore e a Peppino Comuniello, sto lavorando perché, essendo stato nell'epoca dentro queste vicende, do una mia testimonianza, che sarà anche parziale, devo dire la verità, perché viene vista dall'angolo visuale da dove mi trovavo io all'epoca. Vedo che c'è anche un articolo che peraltro c'ho pure io a casa, dove erroneamente il giornalista ha firmato Angelo Di Mauro. Era una nota che io facevo quando alla regione si discuteva, perché noi fummo protagonisti, perché il primo disegno di legge regionale, prima era difficile avere l'autonomia perché era competenza statale, quindi io tenterò di raccontare queste cose. E per quanto mi riguarda, Don Peppino Cunetto e Mastro Alfredo, insieme a un gruppo di persone che voi conoscete chi sono, quelli che erano di quel gruppo politico, da anni precedenti facevano battaglie perché l'onorevole Salvatore, il senatore Vittorelli si facessero carico dell'autonomia, ma a Roma era complicato assai, perché i comuni che volevano trasformarsi da frazione in comune erano assai. Quindi, con l'avvento delle regioni, il lavoro fu qui e lo racconteremo questo fatto. Quello che ha detto Rosalba di Don Peppino Cunetta è di una profonda verità. Cunetta avrebbe avuto tutto l'interesse a una trasloca a Viggiano. La teneva la clinica, la teneva il centro di interesse. Tenete conto che Cunetta è stato candidato alla Camera e al Senato più volte, anche questo di Roma. Però ha avuto un rapporto intenso con Paterno, che solitamente si supera quando si ha una vita professionale così concentrata. Lui viaggiava e stava sempre qua. E dovete sapere che noi nell'ambulatorio di Don Peppino Cunetta era il centro di ritrovo di un gruppo di rivoluzionari, di cui qua ce n'è uno, il Peppino. C'era un gruppo, Gianni, un gruppo di rivoluzionari che stavano attorno a un professore che purtroppo non c'è più, che era il segretario all'epoca della nostra sezione, Enzo Taddei. I ragazzi che vivevano questa stagione rivoluzionaria, diciamo che erano a modo loro un po' grillini all'epoca, se li leggiamo con le lenti di oggi, erano rivoluzionari, erano un po' di rottura del equilibrio. E in questo gruppo poi c'erano tutti quelli che sono stati pure protagonisti: Ettore Bolle, Emilio Lomanto, Peppino Comuniello, Domenico Petrarca, compiando al quale pure c'era un ragazzo che era figlio di una, Marco si chiamava, Turci. Ed altri che avremo un elenco, cioè, non so il ruolo di Giacinto in quel momento quale fosse, era ancora più a sinistra, lui era ancora più extra parlamentare, c'era Michele San Giorgio. Poi vedremo le vicende che mi congratulo con la scuola, perché ho visto che il lavoro leggero l'ha fatto la scuola, l'ha presa e mi ha convocato, io quello che potevo dire ai ragazzi l'ho detto, vedo che hanno fatto tesoro perché poi sono venute fuori tutte queste documentazioni. Noi ci troviamo a
raccogliere alcune informazioni. Qualcuno di voi si meraviglia della mia presenza. Allora, io ero alle sorgenti quelle notti, io ero dove c'era quella trave lì, quella lì, perché io ero preoccupato che i miei amici del circolo 68 passavano per i quali hanno fatto l'occupazione delle sergenti, che è interruzione di servizio pubblico. Quelli dovevano essere messi in galera immediatamente. Hanno tolto l'acqua a 35 paesi, tutto l'acquedotto via là. E lì sono venuti, insomma, sono stati momenti molto delicati che io proverò a raccontare. Quindi, siccome dura 6 mesi il festeggiamento dell'autonomia, l'avete simpaticamente e molto egregiamente aperto oggi, se non sbaglio voi chiudete il 13, mi pare che c'è una data, il 13 non lo so, di dicembre, spero che per quella data siamo in grado, insieme a Ettore e Peppino, di poter mettere sulla a base di una discussione un libro sul quale stiamo lavorando, speriamo bene. Complimenti a tutti. Gino Grosso, vi voglio raccontare un episodio che spiega come si viveva in quel periodo la voglia di autonomia di Paterno. Poteva essere intorno al 70, 71, 68. 68, ecco. E a Massico faceva un torneo famosissimo, il torneo di San Gennaro. Noi avevamo fatto una squadra di Paterno ed eravamo andati a prendere con Enzo Taddeo due ragazzi a Pietracalla, due ragazzi che giocavano bene a Pietracalla. Siamo stati tutta la notte a casa di Enzo Taddeo senza andare a dormire, a mangiare zucchero, perché ci dovevamo preparare per la partita. Purtroppo la partita la perdemmo 4-3 per un liscio di Benito Pitetti, che fece un liscio alla fine e perdemmo la partita. Però ecco, il clima era quello. Siamo usciti piangendo dal campo. Con i messicani all'epoca era odio da tutte le parti, spesso erano mazzate, insomma. Se c'è qualcun altro, se no ci vediamo appuntamento. Sempre il Circolo Culturale del Gruppo 68, in occasione di fare una dimostrazione per l'autonomia, e facevo una manifestazione pubblica. Io ero un ragazzino praticamente, 16-17 anni, mentre gli altri, c'era Domenico Petracco, il professor Lomanto, Enzo soprattutto, e andammo a prendere, a comprare un rotolo di carta igienica, questo che è carino e simpatica. Srotolato il rotolo, scrivemmo sul rotolo delle frasi, che uno ricorda, cerco di ricordarla, e tratta dal Purgatorio di Dante, libertà certo marito, e una volta che si era scritto tutto questo, l'abbiamo incollato, se ricordate, il muro della piazza, la piazza attuale Autonomia, c'era un muro di cinta e alla parte alta un bordo di 30 centimetri, lungo quel bordo si è incollato tutto il rotolo di carta con delle frasi di protesta. E uno era questo, però c'è da ricordarlo, perché di voi non è che... Sì, ma in aggiungo, c'è un logo, non serve a niente, che ha fatto per rovare, si ha fatto spostare. Ma mi sembra Natale. Natale Gramatica. Ma di cosa state parlando? Di quale? Come stai? E penso a te. Dove andiamo? E penso a te. E sorrido e passo anche io, penso a te. Non so con chi adesso sei, non so che cosa fai, ma so di certo a cosa stai pensando. È troppo grande la città, ma due che come noi
facciamo un forte applauso, grazie, forza! Oh, che bello, che bello, che bello!